Una vera e propria tragedia questa sera a Santiago de Compostela in Spagna. Infatti un treno ad alta velocità in arrivo nella città della Galizia è deragliato all'ingresso della stazione, provocando una strage. I media locali parlano di almeno 35 morti e di decine di feriti. Impressionanti le immagini dell'incidente che state vedendo, di cui non si conoscono ancora le cause, avvenuto tra le 20:40 locali all'imbocco di un viadotto all'altezza di una curva molto stretta. Tutti i 13 vagoni del convoglio in viaggio tra Madrid e Ferrol con 240 persone a bordo sono usciti dai binari, schiantandosi come un boato, secondo il racconto dei testimoni, alcuni dei quali hanno parlato di un'esplosione. Diversi vagoni si sono piegati su un lato, mentre almeno uno si è ribaltato e ha preso fuoco. Le prime foto hanno potuto mostrare anche alcuni corpi senza vita, coperto la meno peggio e feriti, attorno al quale si affannavano i soccorritori. Il disastro ha oscurato il giorno d'avvio dei festeggiamenti in vista della ricorrenza di San Giacomo, patrono di Spagna e della Galizia.